Eccoci sulle fonti TV con il nostro Il Fatto di Marcotti, format esclusivo con Giancarlo Marcotti, che saluto subito, Finanza in Chiaro, con il quale ogni settimana andiamo ad affrontare temi, insomma, decisamente di rilievo per quanto riguarda l'economia e la politica, che vanno a braccetto di pari passo. Giancarlo, bentrovato. Grazie Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E guarda, oggi volevo subito raccontare un po' a mo' di sommario quello di cui parleremo, perché ci sono tanti spunti molto interessanti e anche simpatici, se vogliamo. Beh, il primo, scenari economici e politici, tra poco cercheremo di capire un po' in questa ultima parte dell'anno dove ci stiamo dirigendo. E va bene, questa è un po' la premessa. Dicevo, il primo spunto non è molto simpatico perché parleremo di riforma fiscale 2022, peraltro di cui abbiamo già parlato anche la settimana scorsa, ma ci sono ancora un po' di punti interrogativi. Ancora c'è qualcosa di non molto chiaro. Poi parleremo delle previsioni economiche sul nostro paese, che sono assolutamente magnifiche. Addirittura si parla dell'Italia. Italia che potrebbe diventare la nuova locomotiva europea, ma fino a qualche mese fa eravamo il fanalino di coda e tutto d'un tratto ci troviamo a guidare la crescita e la ripresa europea, chissà, ma ci arriveremo. E poi si comincia un po' a scommettere su chi sarà il nuovo presidente della Repubblica. Io stavo leggendo che si tifa per Draghi e Berlusconi. Poi vedremo se ci sono altri nomi all'orizzonte, però gli italiani farebbero proprio il tifo per l'attuale presidente del Consiglio e appunto il leader di Forza Italia. Andiamo per gradi, però insomma vedete che oggi abbiamo veramente tanti argomenti, cerchiamo di raccontarveli tutti. Allora Giancarlo, scenario economici e politici proprio in un flash. Siamo nella parte finale dell'anno, che finale di anno è? Ma è una finale di anno abbastanza turbolenta, nel senso che mi sono svegliato questa mattina, guardo come di consueto, insomma, le borse asiatiche e vedo cose negative, vedo che a Hong Kong Evergrande ha perso il 7, sì, forse non ha ancora chiuso, ma insomma stava perdendo quasi l'8%, così anche Alibaba, noto, insomma, sito di vendite online, eccetera. Quindi mi aspettavo un'apertura negativa delle borse, invece, se non mi sbaglio, la borsa italiana sta guadagnando poco meno Sì. dell'1%, quindi diciamo che una direzione qua è difficile da capire, cioè cambia di 5 minuti in 5 minuti, quindi situazione da qua alla fine del mese, quindi alla fine dell'anno, tanto per così essere chiari, si naviga a vista. Ecco, questa è la sintesi. Esatto, e speriamo che la nave non affondi prima o poi, assolutamente lungi da me nell'essere catastrofista, ma insomma, poi ci arriviamo a no? Quelle che sono le previsioni dove però abbiamo ancora molte, molte incognite. Peraltro c'è anche una notizia, eccola qui, l'ho tenuta proprio sul PC, ma ci ritorniamo dopo, però la voglio leggere perché sono trascorsi ormai 2 anni da quando la pandemia ha fatto irruzione ovviamente nelle nostre vite, andando a impattare su ogni aspetto e a livello lavorativo quasi 2/3 dei lavoratori globali, 64%, attenzione, percentuale importante, ha dichiarato di aver subito un contraccolpo professionale dall'emergenza pandemica, cioè chi ha denunciato una riduzione di orario di lavoro e di conseguenza ha un taglio di stipendio, oltre a coloro che naturalmente hanno perso il lavoro. Quindi insomma questa la riprendiamo, questa notizia, per il momento in cui parleremo delle previsioni. Credo che siano, insomma, che debbano andare per forza a braccetto queste considerazioni. Allora, però partiamo dalla riforma fiscale, quindi primo titolo anzi secondo titolo dopo gli scenari economici e politici, riforma fiscale 2022 ancora non è chiara. Perché Giancarlo? Cara Manuela, questo è un tasto, oddio, direi dolente, anche se teoricamente dovrebbe invece arrivare da questo argomento notizie positive. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Ad oggi non ci sono grandi novità, se non che, e questo è l'aspetto dolente, il fatto che non ci siano novità è di per sé stesso una brutta notizia, nel senso che
Abbiamo un po' dato tutti per certo, io ero stato prudente come al solito, vabbè, magari qualcuno pensa che io sia un pessimista, ma insomma, io ero stato prudente, ma avevamo dato per certo che il famoso bonus Renzi, lo abbiamo chiamato così perché così tutti capiscono di quello che stiamo parlando. Comunque è un credito IRPEF che Renzi aveva immesso quando era Presidente del Consiglio e che valeva allora 80 euro al mese, poi con il governo Conte sono diventati 100 euro al mese. Però ecco, io ho detto, in questo caso nessuna novità, di solito sai che c'è il detto a dire nessuna novità, buone novità. Nella realtà qui è nessuna novità, cattive novità, nel senso che allora, o questo bonus Renzi verrà erogato a tutti nella stessa misura in quale veniva erogato prima, e questo oramai sembra che assodato che non avvenga perché l'erogazione diretta è stata esclusa, oppure appunto, cioè, viene esclusa perché verrà immesso nelle detrazioni. Allora, però. Allora andiamo a vedere se nella legge c'è un capitolo che riguarda le detrazioni. Al momento non c'è, ci sono solo indiscrezioni. E quindi perché non lo si dice chiaramente? È immesso nelle detrazioni esattamente come era precedentemente, che allora uno capisce. Adesso il bonus Renzi, per essere poi sintetici, viene erogato a tutti coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro. Quindi, se fosse stato appunto, se non fosse toccato, restava questi 100 euro al mese. Attenzione, ecco un'altra cosa che voglio sottolineare. Quando la volta scorsa abbiamo parlato e tutti i giornali parlano dei benefici fiscali derivanti dalla riduzione della seconda e terza aliquote di scaglione delle aliquote del secondo e del terzo scaglione. Si parlava di risparmi annuali, quindi dicevamo risparmi a 220 euro, risparmi a 500 euro, il massimo era 920 euro, ma si trattava di risparmi annuali, mentre i 100 euro di Renzi o di Conte, mettetela come vuoi, sono 100 euro mensili, quindi 1200 euro annuali. Quindi attenzione che quando noi, cioè, stiamo parlando con due grandezze diverse. Se dovesse esserci per caso, diciamo, una fetta dei contribuenti che oggi prendono il bonus Renzi e domani con la riforma non lo dovessero più incassare, si parla di una perdita per loro di 1200 euro, non di noccioline all'anno. E così eventualmente se dovesse non essere riconosciuto completamente, magari è riconosciuto per esempio all'80, al 90%, al 70%, quindi si parla comunque di cifre che rispetto ai guadagni, ai benefici dovuti alla riduzione delle aliquote, potrebbero essere addirittura andare ad annullare questi benefici quindi. È un po' il concetto, ve l'abbiamo detto anche la puntata scorsa, insomma, ad aggiungere da una parte si taglia dall'altra, no? Ma per chi come te, insomma, tu sei abituato a far di conto, come si suol dire, è tra virgolette facile andare a trovare queste incongruenze, ma si sta giocando sull'equivoco secondo te, oppure è semplicemente un momento in cui si stanno mettendo un po' in ordine le idee? Se purtroppo si sta giocando sull'equivoco, ma lo dico a ragion veduta, nel senso adesso lo spiego anche il perché non voglio essere al solito il pessimista a tutti i costi, ma ci sono due aspetti che mi preoccupano, per cui arrivo a dire che probabilmente si sta giocando sull'equivoco. Il primo è che in parecchi siti, in parecchi media, in parecchi giornali, insomma, parlano di un risparmio fiscale dovuto a quel bonus Renzi di 16 miliardi.
Allora, se scusami, un risparmio che avrebbe il nostro Stato, il nostro Sì, tesoro. sì, sì. Allora, quando il tesoro ha uno Stato, vuol dire che eroga meno soldi. Allora, se noi facciamo una riforma fiscale che veniva valutata in 8 miliardi, cioè quella riduzione lì delle aliquote, erano valutate 8 miliardi, cioè si davano 8 miliardi in più in totale agli italiani, poi appunto ad alcuni di più, ad alcuni un importo maggiore, un altro euro, ovviamente quegli 8 miliardi è l'esborso totale, no? Ma quando si parla di quello, e poi invece si parla che il tesoro risparmierebbe 16 miliardi, ma come? Allora, prima cosa che non quadra. La seconda cosa che non quadra è che in questa riforma, ripeto, attualmente il bonus Renzi viene erogato direttamente, cioè uno se lo ritrova in busta paga, c'ha la voce, Sì. la legge ovviamente che la riporta di 100 euro e quindi viene erogato direttamente. Adesso non sarebbe più erogato direttamente, però andrebbe ad aumentare le detrazioni fiscali. Va bene aumentare le detrazioni fiscali, ma se poi mi si dice che queste detrazioni fiscali andranno a vantaggio dei redditi medio-bassi, vuol dire che già le detrazioni fiscali non sono per tutti. Ma se oggi il bonus Renzi è già pagato a chi è già erogato a chi guadagna meno di 40.000 euro l'anno, è già a favore dei redditi medio-bassi. Diciamo che è a favore di tutti i redditi inferiori, tanto per intenderci, a uno stipendio più o meno di 2.000 euro al mese. Quindi Certo. tutti coloro che prendono meno di 2.000 euro al mese sono già redditi medio-bassi. Quindi se io specifico che questa riforma andrà a vantaggiare i redditi medio-bassi, vuol dire che ho intenzione di ulteriormente abbassare questo Ok, livello. certo. E quindi ho timore che almeno una parte degli italiani Rimarrà da questa fuori, non riforma rimarrà. beneficerà. Esatto. Infatti la sì, come vedi, cioè, siamo arrivati immediatamente al punto poi importante. Infatti la settimana scorsa noi siamo partiti nell'analizzare la riforma fiscale chiedendoci chi ci guadagnerà veramente, no? Però tu già dalla scorsa settimana dici è ancora presto per dirlo. Adesso addirittura c'è il timore che la platea, diciamo così, dei beneficiari sarà e potrà essere ancora più ristretta, è un po' questo il Perfetto. punto, lo so. E però, so, a breve questi nodi dovrebbero venire al pettine, no, Giancarlo? Assolutamente sì, adesso ovviamente l'ambiguità dovrebbe finire, insomma, Appunto, sì. speriamo. Non abbiamo bisogno di Questo ambiguità in questo momento, già ne abbiamo molte. Allora, ci torneremo naturalmente. Altro titolo, perché voglio percorrerli tutti, anche se abbiamo una manciata di minuti, ma ce la facciamo. PIL, eccola qui. Italia locomotiva d'Europa, ma i costi dell'energia, beh, noi facciamo sempre, diciamo così, notizia positiva, ma poi ci chiediamo quanto possa essere vera, che credo che sia la cosa migliore. Per una volta potrebbe essere l'Italia a trainare il vecchio continente, perché il nostro paese è stato promosso dall'OCSE con una revisione al rialzo della crescita del PIL e abbiamo un più 6,3% più di tutti nell'Eurozona e addirittura più in alto anche degli Stati Uniti. Parliamo quindi di un rimbalzo economico che è più elevato delle aspettative, perché già comunque si parlava di previsioni positive per il nostro paese. Nonostante però, Giancarlo, e qui passo la parola a te, il crollo che a cui abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo ancora a seguito dei lockdown, del Covid, abbiamo letto appunto la notizia di chi ha perso il lavoro, di chi si è visto decurtare lo stipendio, di chi si è visto ridurre l'orario di lavoro, quindi con automaticamente una riduzione di stipendio. E poi, e qui è quello che abbiamo messo in evidenza, con i costi dell'energia e non solo, che ci stanno facendo molto preoccupare. Insomma, come possiamo star tranquilli di fronte al fatto che ci stanno dicendo che l'Italia sarà
la regina del, diciamo, dei paesi dell'Eurozona? E anche qui torniamo alla mia analisi. No, d'altronde comunque il patto di Marcotti viene giustamente presentato dalle fonti TV, insomma, parlando che no, noi non siamo il politicamente corretto, quindi insomma, anche qua non voglio essere del tutto pessimista, però insomma, qualche cosa non torna perché queste bollette che salgono in una maniera impressionante non possono non avere una ripercussione sull'economia e vedere l'Italia davanti a tutti come appunto come crescita per l'anno in corso veramente stupisce. Quindi io dico, voglio essere. Ho fatto anche un video, quindi il titolo era PIL più 6,3%, sarà vero? Punto di domanda. Perché allora, se noi andiamo a vedere la piccola e la piccolissima impresa, le microimprese, è difficile pensare che siano in una situazione di boom economico. Poi, se le grandi imprese, quelle che hanno delocalizzato, quelle che invece magari possono effettivamente aver avuto una grossa ripresa rispetto all'anno precedente, sarà anche così. Crediamoci a questo più 6,3%, però questo 6,3%, attenzione, non mi sembra che stia andando a beneficio di tutta la popolazione. A me pare che una parte della popolazione, ma poi non solo a me, l'hai appena letto tu, che insomma a quasi 2/3 dei lavoratori italiani lamentano qualche cosa, diciamo, una situazione peggiore rispetto a quella pre-pandemia. Ecco, perlomeno questo deve essere rimarcato, insomma. No, 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 ma certo, ma poi comunque c'è anche un altro aspetto molto basico, cioè che appunto le bollette aumentano, i costi delle materie prime aumentano, quindi questo si traduce in costo finale anche proprio dei prodotti. Che aumentano, oltre alla mancanza anche di reperibilità, che poi fa alzare ancora di più i prezzi. Si è parlato di un Natale carissimo, proprio su tutti, su tutto ciò che pranzi, cenoni, addobbi, regali in generale. Stavo dicendo, l'assunto basico è quello per cui il potere d'acquisto è inferiore, no? Degli italiani, chiaramente, perché se tutto aumenta e però gli stipendi non aumentano e anzi a volte diminuiscono per la notizia che abbiamo letto prima e il lavoro non c'è, e quindi come si può pensare a una crescita del paese se abbiamo queste penalità, no? Molto semplicemente. Cioè, semplicemente per modo di dire Giancarlo, però si parte proprio, credo, anche da questo aspetto molto molto semplice a livello di economia reale, no? Sei d'accordo? Assolutamente, poi attenzione perché anche qua non voglio essere veramente pessimista, mi sa che oggi è una giornata un po' così, però insomma molti parlano di questo blackout che potrebbe arrivare, non ne ha fatto mistero neanche il ministro dello sviluppo economico, quindi insomma non è proprio un'eventualità completamente remota. E dovesse succedere un blackout, è chiaro che i riflessi sull'economia sono devastanti, Certo, attenzione. Quindi assolutamente. io mi auguro che non si arrivi a tanto, ma voglio dire, dato che ne ha parlato anche o comunque non lo ha escluso il ministro dello sviluppo economico, quindi ecco, in questo caso non è che sia io ad essere il pessimista, ma insomma c'è qualcuno che ha anche qualche carica importante a livello governativo ad essere pessimista su questo. Quindi un eventuale blackout farebbe ripiombare l'Italia e così anche gli altri paesi, vabbè, perché non sarebbe chiaramente solo una cosa italiana, o Certo, almeno certo. anche se effettivamente noi siamo tra i paesi che sono più dipendenti dall'estero per quanto riguarda le fonti energetiche, no? Siamo abbastanza avanti sulle fonti energetiche alternative, ma ancora largamente insufficienti per le necessità del nostro paese. Siamo dopo tutto la seconda,
il secondo paese manifatturiero d'Europa, quindi abbiamo necessità di energia, di gas, di metano, di petrolio, eccetera. Ok, allora Giancarlo, abbiamo proprio un paio di minuti, ma chiudiamo con un po' di tifoseria e non mi riferisco al calcio, ma a una sorta di totoscommesse su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Leggevo che gli italiani tifano per Draghi e Silvio Berlusconi. Tu tifi per uno dei due? No, non tifo per nessuno dei due, ma al di là di questo, ecco, per chiudere anche con una, Guarda, non stavo dico una leggendo, mia posizione. scusami, leggo che è proprio un testa a testa tra i sondaggi, insomma, però questa cosa è simpatica, attenzione, è giusto per sdrammatizzare un po'. Mario Draghi è al primo posto al 23, con il 23,4% del gradimento, Silvio Berlusconi al secondo con il 20,6%. Prego, dicevi. No, dicevo che se dovessi scommettere qualcosa sul prossimo Presidente della Repubblica, ma a me verrebbe da scommettere forse né su Draghi né su Berlusconi. Berlusconi, ma che alla fine si possa decidere per avere al Quirinale una donna e quindi la ministra Cartabia. Ah, Perché ok. so. Secondo me ci sono delle motivazioni per le quali si parla sempre di Draghi e di Berlusconi quasi per nascondere quello che possa essere il vero candidato. Allora, brevissimamente, io sarei per una cosa del tipo di Napolitano, cioè dato che noi sappiamo che al massimo il marzo del 2023 si andrà a votare, al massimo, ma io ritengo anche prima, forse ottobre-novembre del 2022 si andrà a votare, quindi tra meno di un anno si vota. Il Parlamento sarà totalmente differente rispetto a quello di oggi, anche perché avrà una numerosità molto inferiore per via del passaggio della legge, appunto sul taglio dei parlamentari. Sì. Ad eleggere il Presidente della Repubblica è il Parlamento a Camere riunite più altri rappresentanti, ma insomma sostanzialmente tutto il Parlamento, deputati e senatori. E allora il Presidente della Repubblica resta in carica 7 anni, quindi oltre la durata di una legislatura. Quindi io sono perché Mattarella ad interim, diciamo, continui il suo mandato finché non si va alle prossime elezioni, e poi la prima cosa che deve fare il nuovo Parlamento è eleggere il Presidente della Repubblica. Perché che il prossimo Presidente della Repubblica, che starà in carica 7 anni, sarà votato da un Parlamento che oggi non rispecchia assolutamente il volere degli italiani, secondo me non è una cosa. Ok, no, no. Ah, quindi tu comunque ci vedi l'ipotesi di una donna al Quirinale? Sì, Ah, pensa un chiaramente potrebbe essere così la novità in una situazione veramente critica per l'Italia, avere Sì, perché non vedo. sarebbe una vetrina importante anche per l'Italia, nel senso, no, visto che naturalmente tutti i temi rispetto alla parità, eccetera, eccetera, l'inclusione sono sempre più monitorati, insomma, quello sarebbe sicuramente. Però io su questa cosa purtroppo penso che l'Italia sia ancora molto indietro e quindi non so se siamo pronti, ma io me lo auguro, insomma, che siamo pronti a quella che non è una rivoluzione, è semplicemente qualcosa di normale, ecco, no? Quindi, Certo, però, assolutamente. No, io basta oltretutto che poi dopo, adesso. scusa, permettimi la battuta, basta che poi dopo non modifichiamo in presidenta, della Repubblica, perché sarebbe veramente aberrante, visto che ci incartiamo su queste cose, no? Invece è giusto parlare dell'opportunità che l'Italia avrebbe, nei confronti dell'esterno, dell'estero, di mostrare che davvero è pronta ad affrontare queste cose. Ecco, vabbè, scusa, dicevi Giancarlo, poi ti saluto. No, non, io dicevo appunto come sottolineavo quello che hai detto tu, non è che sarebbe una
uno sconvolgimento per l'Italia, perché comunque parliamo di un attuale ministro, quindi una persona che comunque è all'interno dell'attuale mainstream, no? Cioè, voglio Certo. dire, sarebbe molto più rivoluzionario mettere Presidente della Repubblica, ad esempio, una persona che oggi non fa parte della maggioranza governativa, anche se uomo, voglio dire. Cioè, mettere Presidente della Repubblica, che ne so, faccio un nome, Cacciari, Sì, sì, sì. sarebbe molto una rivoluzione rispetto ad aver messo Presidente della Repubblica, ad aver eletto Presidente della Repubblica una donna. Quindi qua non è donne o uomini, non, cioè, No, saremo no, ma io ancora sono all'età della d'accordo. pietra se stiamo ancora a fare Sì, la vabbè, un po' divisione, lo eccetera. siamo. Un Vabbè. po' lo siamo. No, Spero vabbè, dai. di no, dai, No, 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 spero di no. speriamo di no, assolutamente. E poi, vabbè, chiudo dicendo che è stato interpellato anche Romano Prodi sul discorso, ma lui ha risposto: io sono saggio e so che per me non è cosa. Vabbè, anche Prodi comunque. sappiamo che è stato più volte lì, poi è Appunto, stato, appunto, diciamo, appunto, si usa appunto. dire in questi termini, impallinato da fuoco Ok. amico, quindi. Esatto, allora va bene, grazie Giancarlo Marcotti, ritroverete questa puntata sul nostro sito e anche sulla nostra pagina YouTube, oltre che sui canali di Giancarlo, Finanza in Chiaro, e sempre su Finanza in Chiaro seguiamo sempre i tuoi video. Grazie mille Giancarlo, ci rivediamo la settimana prossima, ti auguro una buona giornata. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora noi chiudiamo questa prima parte di live. Anzi, no, io do la parola a Maria Bonsanto con le fonti Legal Corner e i suoi ospiti, quindi parte Legal. Si parla dello studio legale 4.0, quindi si guarda al futuro anche sul fronte della professione legale. Un approfondimento molto interessante. E poi naturalmente proseguirà la nostra programmazione con i nostri approfondimenti. Alle 14.30 tornerà live qui da questa postazione Giacomo Iacomino, naturalmente per seguire i mercati. Grazie e continuate a restare con noi. Buona giornata.